Bentornati a tutti, in questa serie di tutorial su Windows Server, ho sbagliato a cliccare, su Windows Server 2008 R2. Ho aggiornato la macchina di Windows Server all'ultima versione, mentre invece Windows 7 è alla sua versione di base, quindi senza aggiornamenti. Oggi andiamo a vedere come configurare Windows Server con il servizio DHCP per fornire appunto configurazioni dinamiche ai client. In questo caso il client è rappresentato da Windows 7 e il collegamento tra i due è un collegamento virtuale che io ho inserito come VMNet 19 host only su una rete in 184, quindi 192.168.168.0. Allora, le reti le ho ovviamente disabilitate. È una procedura che si fa per evitare conflitti quando vengono installati i server. Magari partono su un IP vecchio che è già utilizzato e tirano giù un altro servizio. Comunque, possiamo procedere. Dobbiamo prima di tutto impostare un IP statico e dei parametri statici per il server, in modo che essi non varino, quindi devono essere unici e statici nella rete. 192.168.184.1. Gateway sarebbe il punto di uscita verso internet, è un dispositivo che ci connette a internet, in questo caso non esiste, ma è usanza quando lo si mette metterlo sulla rete alta, quindi sugli IP alti che in questo caso, essendo appunto un punto di uscita, un last point, è diciamo il punto più alto, quindi 192, 168, 184, 254. DNS non ce li abbiamo, ma anche in questo caso possiamo tranquillamente impostare un finto gateway come DNS senza problemi. Fatto questo, la nostra rete è impostata, cioè la nostra rete, il nostro collegamento internet per il server è impostato. Assicuriamoci che parta con le configurazioni corrette. Ok, non so perché non me l'avevo preso. Sicuramente ho sbagliato a cliccare qualcosa. Riverifichiamo. Giusto. Ok. In teoria adesso il nostro server dovrebbe essere collegato con internet e configurato. Possiamo passare al server manager e in questo caso andiamo a installare un ruolo che è il DHCP server. Ci chiede su che interfaccia vogliamo. Scusate, ci chiede una o più interfacce sulla quale vogliamo blindare, quindi impostare l'ascolto per il server DHCP. Ovviamente ce n'è una e ne ho selezionata una. Qua gli diamo un nome, può essere localnet.loc, la mia azienda.loc, oppure se server online anche la mia azienda.it, immaginando di avere un dominio acquistato. Comunque sono concetti avanzati che verranno spiegati in futuro. In questo caso la chiamiamo solo .lo. Potete mettere quello che volete. DNS va bene quello che ha letto dalle configurazioni di Windows Server, alternativo nessuno. Wins non lo configuriamo perché non fa parte di questo dello scopo di questo tutorial. Il range
di indirizzi IP, quindi lo scopo può essere configurato da qui uno o più scopi. In questo caso noi ne andiamo a configurare uno che si chiamerà come la rete, quindi localnet.lo, e avrà come IP di partenza 184.2, cioè un IP più in alto rispetto, cioè un IP in alto, quindi un IP successivo rispetto al server, un IP precedente come finale rispetto al gateway o nel vostro caso all'ultimo dispositivo che non deve, passivo che non deve ricevere una configurazione automatica. Il gateway di default. Sì, è ancora quello che è stato configurato anche per il server. Eventualmente qua potete configurare il server stesso se dovete fare da gateway, ovviamente va impostato. Qua ci chiede quanto dura il lease e quindi che tipo di subnet è. Secondo lui, in caso di una subnet cablata, un lease dura 8 giorni, e in caso di una rete wireless, un lease dura 8 ore. Vedremo che difficilmente si tengono queste impostazioni. Ci chiede se vogliamo utilizzare in questa pagina il DHCPv6 stateless oppure se vogliamo andare a configurarlo a mano. Io consiglio di utilizzare il DHCPv6 stateless, però. In questo caso andremo a disabilitarlo e eventualmente verrà configurato in futuro a mano. In questa pagina vediamo tutto il riassunto di quello che abbiamo impostato e con install confermiamo l'installazione del servizio. Terminata l'installazione del servizio, scusate, non ero sicuro se avevo fatto ripartire la registrazione. Terminata l'installazione del servizio, possiamo fare chiudi e come possiamo vedere abbiamo di nuovo il servizio configurato qua o in analogia, come abbiamo visto nel primo tutorial, che è quello scorso, è il DHCP visto da qua. Come vediamo, sono perfettamente identici. L'unica differenza è che Server Manager è un po' più pesante, quindi essendo virtualizzata la macchina si ferma, si siede ogni tanto. Noi andiamo da qua. Che facciamo prima? Questo è il nostro server su cui possiamo impostare delle proprietà, in questo caso dove mettere la configurazione DHCP. È molto importante per motivi che potremo vedere in futuro, sapere dove si trova, ad esempio backup per intenderci, oppure si può usare anche in caso di configurazioni con server multipli, se non vogliamo utilizzare un sistema esplicito di mutex, quindi dire esplicitamente a tutti i server che noi stiamo rilasciando questo determinato indirizzo IP, magari i server sono distanti, mettiamo questo database su una risorsa condivisa e tutti e due i server potranno leggere da lì. Vabbè, è una cosa avanzata che vedremo in futuro. Qua ci sta dicendo la tecnologia, o IPv4 e IPv6, noi IPv6 possiamo anche metterlo down, spento, però ci concentreremo sull'IPv4. IPv4 c'è cioè lo scope che come abbiamo visto prima è il range di indirizzi. No, scusate, il range di indirizzi si chiama pool e il pool si trova all'interno dello scope che invece è un raggruppamento logico di IP. Poi ci sono le opzioni dei server e i filtri. Noi andremo a vedere solamente questi due, scusate, noi andremo a vedere solamente server option e scope, soprattutto scope.
Allora, scope qua dentro ci divide gli IP dello scope per quello che vanno a fare. Allora, c'è l'address pool che è da dove vengono prese gli IP. Molto brevemente, faccio una piccola visualizzazione. I leases sono gli IP che sono stati rilasciati ad una macchina o un dispositivo che ha chiesto un IP. Reservations sono delle riservazioni, come dice il nome, quindi viene rilasciato il server, cioè scusate, il server l'IP ad un determinato computer, che in questo caso sarà Windows 7. Scope options sono le opzioni di scope e identificano delle opzioni che vengono aggiunte a quello che è il DHCP. Cioè, a quello che è il DHCP, a quello che è il lease che rilascia il DHCP come IP. Server options è uguale a scope options, solo che ha delle cose in meno e soprattutto applica a tutti gli scope che possiamo inserire, quindi se noi ne facciamo più di uno, server options continua ad applicare le sue impostazioni e vanno a sovrascrivere, no, scusate, vanno dove non specificato a diversamente e a essere valide. Se noi mettiamo due cose diverse sullo stesso parametro in server scope, scusate, in server option e in scope option vince e quindi applica la sua. Detto questo, possiamo andare a vedere appunto la configurazione delle opzioni, impostare un time server. Adesso non è attivo il servizio su questo, però può farlo. Possiamo già iniziare a configurarlo pensando che fornirà questo servizio. E idem il DNS, scusate, il name server 1. Idem il name server e il DNS server. Tutti i servizi che non abbiamo attivato, ma che verranno attivati in teoria successivamente, se servono. No, qui scusate, fa la validazione, ci dice che non è valido, comunque perché non ha risposto noi consentiamo. Inseriamo anche i log 192 160. Adesso vi sto facendo vedere che se ne possono mettere quante ne vogliono. Cookie servers 192 168 184 1 LPR, vabbè, qui c'è un po' di roba. Mettiamo anche solo resource location. Host name del client. Dimensione del file di boot, perché possiamo far buttare anche da rete. Dominio del DNS. Qua possiamo già metterlo. Vabbè, qui ovviamente ci dà la descrizione di quello che stiamo andando a fare qua. Server di swap, root path per appunto l'avvio. TFTP è per caricare e scaricare i file appunto al boot. IP layer forwarding. MTU options. Questo è un booleano, ci chiede se tutte le subnet sono locali. Cioè, ci sono una lista molto lunga di opzioni, boot server, eccetera, eccetera. Noi ci limitiamo a queste, giusto per farvi vedere. Poi non tutte servono, non neanche tutte funzionano. Quando me neanche, non me l'ha neanche aggiunta. 192 160. Ah, ecco perché. Ah, mi raccomando, non scrivete mai questo. Perché è un indirizzo di loopback locale. Quindi per il server se stesso va benissimo. Possiamo usarlo.
Inserirlo qua dentro significa che verrebbe distribuito ai client e quindi i client cercherebbero di connettersi a se stessi per risolvere il tutto. Abilitiamo la rete. Adesso possiamo vedere che andrà online. C'è online che si configurerà. Sì, attivare Windows. Forse non ha rilevato il cambio della RA scheda. Forse avevo messo una opzione di troppo. Di mouse. Merda. Refresciamo, dopodiché riavviamo. Intanto qua abbiamo stoppato. Possiamo vedere comunque che io non ho impostato nulla a mano. Ah, mi è venuto un dubbio. Infatti sono su due reti diverse. Perché ho fatto uno snapshot e lo snapshot ripristina anche le impostazioni, quindi di conseguenza quando io ho ripristinato lo snapshot, ho mandato giù anche la rete. Adesso disabilitiamola. VMNet 19. VMNet 19, VMNet 19. Ok, proviamo di nuovo. Mi sembrava strano aver sbagliato una configurazione così semplice, però l'importante è essere umili e sapere che può sempre capitare una svista. L'importante è correggerla e saperla correggere. Ah no, scusate. Eventualmente possiamo riavviare di nuovo il servizio per essere certi. Ecco qua, 168.184.4, e infatti se noi andiamo a vedere, non nell'IPv6 ma nell'IPv4,
all'interno dell'IS trovato il PC 192.168.194.4. Ovviamente possiamo anche aggiungere una reservation. Questo vuol dire che, scusate, questo vuol dire che il computer avrà praticamente sempre quell'indirizzo IP, sempre, vabbè, questo qua è nome, l'aggiornamento dinamico, non ci interessa vederlo in questo momento. Comunque possiamo notare che abbiamo ottenuto la configurazione che noi abbiamo impostato. E quindi scusatemi ancora per questi piccoli disguidi, ma mi sto ancora cercando di abituare. Sto ancora cercando di abituarmi alla gestione sfruttando VMware. E quindi ogni tanto sbaglio qualche configurazione su VMware che poi si riflette anche sul tutorial. E dicevo, ringrazio tutti, spero vi sia stata utile. E se avete problemi scrivete un commento, cercherò di rispondervi, di darvi una mano e alla prossima puntata. Buon divertimento a tutti e eventualmente buon lavoro che ci lavora su questo fantastico mondo che è il mondo dei server. Grazie a tutti, alla prossima.